Asia, la mia American Bully, la bulletta. Siamo partiti, non siamo in diretta. Questo video quando lo vedrete, non lo vedrete, poi lo vedrete, non lo so quando lo vedrete, ma sicuramente saremo già tornati. Asia, dai saluti gli amici di YouTube. Che brutta carogna. Questa devo raccontare strada facendo. Io e mia moglie volevamo fermarci a prendere delle bottigliette d'acqua e qualche cosettina da scannocchiare, qualche snack salato, no? Ovviamente io sono di strada e mi sono fermato in caserma dove abbiamo i distributori automatici, che noi paghiamo poco le cose, no? Poco. Certo, non poco, ma meno dell'autogrill. Ragazzi, è scesa Asia, è venuta fino alle macchinette con me. Mentre stavamo uscendo, mancavano 3 metri alla porta della caserma, le punte in bianco comincia e ci lascia 5 ricordini di semi diarrea, che la volevo uccidere. Sono stato mezz'ora a dover pulire in mezza caserma. Buongiorno, ci siamo fatti una bella dormita all'area di servizio Salerno. Non lo so voi quali problemi avete a dormire in giro, in libera, allarmi, cani, antincendio, pompieri, esercito, Io francamente mi metto sul cuscino e dormo sempre bene. Sono le 7 qualcosa, 7.05, 7.10, siamo ripartiti in direzione Roma. Tra un chilometro finisce la Salerno-Reggio Calabria, ex Salerno-Reggio Calabria, e prendiamo la diramazione verso Caserta. Senza che vi dico che è sto rumore, potete averlo capito da soli. Si è spezzato il tubo che unisce il primo al secondo silenziatore, e quindi mo mi tocca andare in cerca di un'officina, scusate la capigliatura, ma mi sono buttato sotto un camper, momo. E niente, mi sono buttato sotto al camper, ho dovuto legare il silenziatore con un cavetto USB del cellulare. E mo a Roma vediamo se riesco a farmi da un punto di sardatura, giusto per bloccarlo e non fa sto casino col camper. Poi appena torno giù da me, metto il pezzo nuovo e finisco di fare la marmitta, capito? Era solo l'unico pezzo che non ho cambiato, era quello, perché era buono, però dai, le vibrazioni l'hanno spezzato, ma proprio spezzato di netto. Vabbè, non fa niente, comunque meglio mettevo pure quello là. Mazza, che casino che fa ora. Mamma mia, sembra una moto 3 Beatrice. San Vittore, siamo ufficialmente entrati nella regione Lazio. Ciao! Benvenuti a Roma Sud, anzi, a Roma Sud. Te, yes speech. Dai. La pizzeria di Gemelli a San Paolo, voi non lo sapete, ma è in istituzione, ma che ne sapete voi? Mangia qua. Questa con l'inferriata bianca era casa mia. Ragazzi, io intanto mi godo sto venticello dato dal ventilatore, è poco, ma mi butta proprio un faccia, un face. Mi faccio mezz'ora di pennica e poi andiamo in officina. Avete visto occhialini da vlogger? Mi sono comprati, mommo, l'ho comprato in un negozio famosissimo a Roma. Si chiama Mercatin of Marroquin, 3 euro.
siamo arrivati a Ostia. E benvenuti a Ostia Beach. Andiamo a mangiare il craffa, no? A mangiare il Krapfen. Non lo butto, tieni questo, quanto ti devo? Quella è la crema. Questa è la cioccolata. Regà, i graffer non si battono, non si sono mangiati. Io me ne sono mangiato una alla crema, una al cioccolato e una al pistacchio. Quella al pistacchio mi è proprio esploso in faccia, perché non lo so perché, vabbè, è una bomba e mi è esplosa in faccia. Mia moglie, come ha mangiato tu? È sempre alla crema chantilly. E l'altra? Quella crema pasticcera. Crema chantilly. Ah, sempre alla crema. Sì. Due alla crema. Perché quelli della crema non si battono. E in effetti la crema è number one, ragazzi, non si batte. Bomba alla crema, qua De Ossia, davanti alla gelateria Sisto, non si batte. Hashtag non si batte, tutto attaccato. Ragazzi, siamo qua in attesa dell'orario per andare a mangiare il kebab, però siamo più in cartone in attesa di mia sorella e dei miei nipoti, che non si sa quando cavolo arriveranno, non si sa. A freddo fa freddo, mia zia, quella là bassina, pia più freddo di tutti, perché voi sapete, l'aria calda sta sotto, l'aria calda sta sopra e l'aria fredda sotto, lei è alta 70 cm, pia tutta l'aria più ghiacciata, che sa da fare? Vabbè, mettiamo la mano vicino al piatto. La mano? Così? Ah, vedi, guarda che piatto, eh. Mica pensate che il piatto è piccolo, il piatto è grosso, anzi fagli vedere il piattone, ma quando lo finisci tu? Sì, davvero, però... Io invece mo so già finito. Adriana, solo insalata. Il kebab è una cosa seria, va mangiato senza ride, seriamente. Dai, chiede d'acqua e dai, chiede punta. Ah, raga, dopo aver salutato i miei fratelli, aver mangiato sto kebab gigantesco, mi sono appiattato un pochettino sul letto perché sono stanco e quindi mi sto a rilassare un pochettino prima di dormire. Ma non so perché, c'ha brutta sensazione, una vaga sensazione che non lo so. La serata secondo me non è finita così. C'ho una sensazione strana. Boh, vabbè, intanto buonanotte. Che vi dicevo io? Che vi dicevo? Che io c'ho un sesto senso. Io non mi sbaglio mai. Buonasera. Aspetta un attimo, faccio vedere una cosa. No, io pensavo di poter andare a dormire, che era tutto a posto, che non c'era nessuna rottura di coglioni. Ecco. E invece guarda qua, guarda, guarda qua chi è venuto a rompere le palle, il sciabolone, amico dei messinesi. Allora, noi ancora non stiamo al completo, perché il completo piano piano, se prima cominciamo dai pantaloni, poi la giacca e la cravatta. Allora, mazza che vitaccia, ma ti pare a te che io devo essere circondato di gente che sta sempre col telefonino in mano a fare i video? Ha capito? Io che non li sopporto. O vedete il Rocchetto? Lo vedete? Ecco, Rocchetto. No, girate qua che è meglio. Ecco, Rocchetto, vedi Rocco. Io non lo posso girare. Er sciabole, er sciabolone. Rocchino, camper trofi, camper trofi. E siamo qui al pontile di Ossia. A fa che? Niente, a fare una chiacchiera così, che poi mo se ne andremo a dormire, perché... Ma poi guarda sto coatto che mi punta la luce in faccia, pare un carabiniere. Ma che voglio, che cerchi il fumo? A concorrenza, a concorrenza. A mia moglie ho lasciata sul camper insieme al cane, se no sai che bordello qua.
Lei già secondo me si è fatta mezz'oretta di ronfo. È l'alba di un nuovo giorno e anche se senti le sirene in lontananza non è una giornata del merda, perché so sirene de... Ecco, so sirene che se ne sono andate. Vi dicevo, è l'alba del nuovo giorno e anche se sembra una giornata di merda potrebbe sempre peggiorare. Quindi noi ci siamo svegliati molto presto stamattina, che ore sono quasi le 11, mi pare ovvio, uscimo e se ne abbia anche affettino. Questa è casa Sciabolone, il sciabolone quello di Messina, sciabola. Fa una partita della scopa. Lui scopa. Se fa perché se può. Oh oh oh! Ma che cazzo tiri? No. Non so se vi siete resi conto che sta Fiat è una mignotta. Sapete? Cioè, mi ha girato, io peso X chili. Ma ha girato come se fossi riuscito i mortacci, tu a te che intuisce che la mano alzata li mortacci tu. Però dico io, ma che se fa così a papà? Così. Dammi un bacino. Amore, che ti dice questo cattivone? Sì, ti voglio bene, sì, ti amo, sì. Ti amo, sì, ti amo lo stesso, però se sei una fiata mignotta. Sono venuti pure oggi a trovarmi i miei fratelli e quindi se buttiamo al McDonald's, se mangiamo un panino, una cosa veloce. Poi andiamo a fare un po' di spesa perché la cucina del camper è praticamente vuota e quindi ne approfitto dei miei fratelli e mia sorella, c'è una macchina, faccio accompagnare, poi scarico tutto nel camper e stasera gli diamo di spaghettata con Flavietto. Mi sono messo l'occhialino tattico e quando metto l'occhialino tattico vuol dire che sto per partire. Se stiamo a spostare stiamo andando da Ostia in direzione Fiumicino, se stiamo a spostare tutti quanti, perché stasera si fa bordello a Fiumicino. Ma che ce frega, mi sto a spostare io, è il sciabolone, il sciabola. E siamo partiti, il sciabolone che fa strada. Aeroporto di Fiumicino, sapete chi ci lavora qua? Ci lavora Bella de Casa, Marica ci lavora. Allora, avete deciso voi di essere follower di gente scema come noi, pazza, scatenata, fuori dal normale. Quindi, mo ve li beccate sempre nel video, che avevo detto che eravamo in direzione Fiumicino, No, ma te che, siamo andati a Fiumicino, ho fatto la spesa e stiamo tornando un'altra volta a Ostia. Stiamo ritornando ad Ostia, dove si mangia, si beve e si imboschia. Vi ho portato pure a Miami di Ostia Beach, che guarda un po'.